E oggi c'è il funerale di queste due donne che in qualche modo abbiamo contribuito a ritrovare. Per noi poi è una storia veramente tristissima, ovviamente siamo diventati un po' anche familiari loro, quindi siamo venuti in rappresentanza, ci sto io, c'è Fabrizio Franceschelli, di chi l'ha visto a questi funerali. Vedere, devo dire, due scatole dove ci sono i resti delle due povere donne fa davvero impressione, neanche una bara, insomma, e poi un processo che ancora deve farsi. Che idea si è fatta di questa storia ormai che è giunta al termine? Ma l'idea è delle peggiori, intanto nessuno le ha cercate. Belmonte, avevo detto che se ne erano andate via volontariamente e era rimasto tutto là, i vestiti, i gioielli, i soldi che non si muovevano dalla banca. Quindi insomma, dopo che Lorenzo è venuto in trasmissione, noi più volte abbiamo detto ma non è che stanno dentro quella casa, sepolte nel giardinetto, la scientifica l'ha trovata, ma insomma sicuramente bisognava fare prima. Noi lo diciamo sempre, le scomparse volontarie praticamente è difficile che esistano, spesso è omicidio con occultamento di cadavere. Lei invece che idea si è fatta? Che idea mi sono fatto io? Ma che ci sia stato di mezzo un problema innanzitutto di rapporti tra la moglie e la figlia del dottor Belmonte e il dottor Belmonte stesso. Sicuramente c'erano dei problemi di natura mentale, proprio questo è palese, e anche di tipo sociale, perché da parte delle due donne c'era un rapporto di totale sudditanza rispetto al maschio di casa, quello che era il medico, e non si poteva contraddire in nessun modo. Basti pensare che la moglie sapeva, e l'aveva detto più volte a varie amiche, che c'era qualche problema serio, cioè che il marito probabilmente la stava avvelenando con delle pillole che gli lasciava sul comodino, e lei continuava a prendere queste pillole. Quindi la situazione è un po' complessa dal punto di vista psicologico. Sicuramente dal punto di vista penale diciamo che lui era fatta franca, perché non si è presentato all'udienza preliminare e nemmeno, quindi potrà essere meno rinviato a giudizio. Sono tante le persone che scompaiono, ne siamo a conoscenza anche grazie alla vostra trasmissione. Di appelli ne avete fatti tanti. Sì. No, c'è la signora Tirotta, c'è qui sì. Maria Tirotta, che è la sorella di Rosa, sì, Tirotta, che sì. Scompare da Cutro, sì. Anzi da Crotone, aveva preso un pullman, non è venuta qui anche lei in rappresentanza dell'associazione Penelope, però la sorella ancora non l'abbiamo trovata, quindi Rosa Tirotta, dateci una mano, ha una cicatrice sulla faccia ed è una donna scomparsa. Allora, ci troviamo qua, sicuramente è una situazione non tanto piacevole per questo caso, comunque, che ha catturato un po' l'attenzione nazionale, Federica Sciarelli, e abbiamo anche chi, anzi vorrei che facessi tu le... Sì, perché per l'associazione Penelope è venuta in rappresentanza Rosa Tirotta, è scomparsa Maria Tirotta, è scomparsa sua sorella Rosa, e te è un caso per cui voi dovete aiutarci, perché è scomparsa in Calabria. Prego. Sì. Così come ha detto la dottoressa Sciarelli, mia sorella è scomparsa da Crotone il 6 aprile del 2012. Nonostante tutte le ricerche, nonostante che abbiamo fatto noi personalmente, l'impegno di chi l'ha visto, purtroppo di mia sorella non sappiamo nulla. Sappiamo semplicemente che è uscita il 6 aprile del 2012. E non sappiamo più nulla. Che appello si sente di fare? Un appello, perché è impossibile che nessuno sappia nulla di mia sorella. Chiunque sappia qualcosa, anche in forma anonima, alle forze dell'ordine, alla trasmissione, chi l'ha visto, perché non si vive così. Noi non riusciamo più a vivere. Mia mamma è morta un mese fa di crepacuore. E non faceva altro che dire, quando sapremo qualcosa di Rosa, quando sapremo una notizia. Ripeto, mia mamma è morta di crepacuore, perciò chiunque sa qualcosa di mettersi la mano sulla coscienza e di farci avere una notizia, anche brutta, anche se non le accetteremo lo stesso, ma almeno sapremo dove è finita la vita di Rosa. Di Papa Francesco, che ha più volte rimarcato nelle sue ultime encicliche di dire basta alla violenza nella nostra società, quindi di dire basta alla violenza alle donne e ai minori in particolare. Grazie per essere qui e chiedo una preghiera.
io vi volevo ringraziare tutti, volevo ringraziare l'amica Federica Ciarelli, l'amico Fabrizio Franceschelli, senza il cui apporto, anche di tutta l'equipe, di chi l'ha visto, questo miracolo di questa sera non sarebbe potuto avvenire. Io vi volevo, in questi anni abbiamo sentito tante storielle, tante favolette, alcune ci hanno fatto anche male nel tempo, poi abbiamo visto che la verità era ben altra. Io vi voglio raccontare una storia d'amore, perché l'amore è quello che vince la violenza, che vince l'odio. Io voglio raccontare una storia di una donna semplice, mia madre, che ha amato una figlia non sua come se fosse la propria. Quest'amore corrisposto è cresciuto nel tempo e si è trasmesso alla nipote Maria, che pur non essendo nipote, mia mamma ha amato come nipote ed è stata ricambiata. Questa forza dell'amore è stato il filo indissolubile, inossidabile, che come un filo d'Arianna ci ha permesso di oltrepassare questo labirinto di bugie, di storielline false, di fandoni, che e alla fine le abbiamo ritrovate dove pensavamo che fossero, e quindi a casa, non si erano spostate, non andate da nessuna parte. Quindi io vi voglio raccontare questa storia d'amore di mia mamma, e soprattutto vi voglio dire che mia mamma chiamava giocosamente Maria ed Elisabetta le sue ragazze. Chiamava le sue ragazze perché erano belle, erano buone, lei era felice quando venivano a stare insieme a noi. Mamma Clementina, oggi le tue ragazze te le riporto. Le riporto a te. Falle riposare degnamente in tua compagnia. Mi raccomando, fatti dire da loro ogni cosa. Fatti raccontare ogni particolare, così da poter un giorno, vicino o lontano, chissà, raccontare anche a me questa storia incredibile, così per poter finalmente, infine, capire, riposare, dimenticare. Grazie a tutti. Io non faccio parte di questa comunità cristiana, però sono venuto per stare vicino a Lorenzo e ai suoi familiari, e soprattutto ai resti di queste due povere donne. Se sono qui, lo si deve solo a Lorenzo, che veramente è stato una persona non caparbia, una persona determinata, una persona che voleva assolutamente conoscere la verità. Quello che ha fatto l'ha fatto per amore, ma anche per sete della verità. Molti qui a Catanzaro hanno pensato che lui venisse in televisione per un fatto narcisistico, per farsi vedere. A lui interessava muovere l'opinione pubblica, avere un sostegno. Questo sostegno voi dovete darglielo, perché lui deve andare avanti, perché in questo momento è riuscito a raggiungere questo piccolo risultato, ma ce n'è un altro più grande ancora: sapere effettivamente cosa è successo a Maria ed Elisabetta. C'è una persona tuttora viva e Lorenzo deve essere supportato, è il marito di Maria, che tuttora è vivo e forse sa qualcosa. Aiutate Lorenzo nel continuare il suo lavoro. Lorenzo, lo so che il momento è particolare, però volevo chiederti innanzitutto qual è il tuo stato d'animo. Insomma, è una storia comunque che in un modo o nell'altro giunge a conclusione. Quindi questo è il momento del raccoglimento e della preghiera, però in questo abbiamo un piccolo traguardo, l'abbiamo raggiunto, di riportare Elisabetta e Maria a casa, ed è un grande risultato. Poi ancora c'è il procedimento aperto, quindi siamo in attesa ancora di sapere anche qual è, cosa è successo a Belmonte, perché non sappiamo nulla, quindi vediamo. C'è qualcuno comunque che probabilmente ha conoscenza di qualcosa, che vive, e quindi chissà, magari potrebbe essere un momento giusto per spingerlo a parlare? E noi pensiamo che l'ex genero del dottor Belmonte, Di Maio, lo dovrebbe essere a conoscenza dei fatti perlomeno, quindi speriamo che parli, ecco.